pandemia nell'area iberica, tasso di positività al 4,1%, 4 decessi in 24 ore. Tensione sulla campagna vaccinale, Lanzarini in Veneto, fatto il massimo, ora mancano le dosi. Ulsotto, spostati 3.000 appuntamenti per carenza di dosi dopo Pasqua, vaccinazione by night. Al via i vaccini effettuati in ambulatorio nel Vicentino, entrano in gioco i medici di famiglia. Protesta dei genitori no dad davanti alla prefettura, i nostri figli tornino subito a scuola. Treno in trincea sottoterra, la voce del quartiere Anconetta arriva in consiglio comunale. Simona Siotto, il primo assessore in Italia a scrivere a Franceschini, riapre i teatri in sicurezza. TG Vicenza, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo subito dal bollettino di oggi alle 17 di Azienda Zero. Come potete vedere ci sono 697 nuovi casi di positività. Per quanto riguarda i ricoveri ci sono 1950 pazienti in area non critica, 300 invece in terapia intensiva, rispettivamente più 8 ricoveri in area non critica, un ricovero invece in più oggi in terapia intensiva. Purtroppo si aggiorna anche il dato relativo ai decessi, con 19 vittime oggi a causa del Covid. L'epidemia adesso nell'area iberica: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.882 tamponi, di cui 159 sono risultati positivi, vale a dire il 4,1%. Nell'ultima giornata ci sono stati purtroppo 4 decessi, ma anche 145 guariti. Oggi consueta conferenza stampa presso la Protezione Civile di Marghera, e arriva l'allarme da parte dell'assessore Lanzarin, che dice c'è poca autonomia, mancano le dosi dei vaccini. Tutti i colori del Covid. La Pasqua è rossa, come il cielo quando il sole cade dietro l'orizzonte. Tramontano le feste, anche quest'anno schiacciate dalle clausure imposte dalla pandemia. Rosso il Veneto, rosso come il crepuscolo dell'alba. Speranze, come profumi di una nuova stagione. Ci sono segni vaghi, segni incoraggianti. Purtroppo la curva dei contagi continua a crescere, ma meno velocemente dell'ultima ondata. I vaccini restano l'orizzonte più vicino, più nitido per uscire dalla nottata della pandemia. Il sistema regge, funziona, ma non può andare avanti senza essere alimentato da nuove forniture. Solo ieri è stato toccato il picco massimo, sono state inoculate oltre 35.000 dosi, ma nei prossimi giorni il ritmo delle vaccinazioni è destinato a rallentare, il motore a spegnersi, c'è bisogno urgente di rifornimenti. Io credo, insomma, dalla riunione che abbiamo fatto questa mattina con i direttori generali, in cui abbiamo fatto il punto della situazione, che riusciremo probabilmente ancora forse oggi a avere un trend importante domani, però poi la macchina probabilmente si fermerà, perché ci sono alcune situazioni in cui dovranno fermare anche le convocazioni fatte per gli over 80, perché non abbiamo vaccini a sufficienza. Intanto da domani prende il via il nuovo portale regionale per le prenotazioni. Si può prenotare e la prenotazione sarà riservata in questa prima fase, insomma in questi giorni, per la conclusione degli over 80, per i soggetti fragili, quindi malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, piuttosto che malattie neurologiche, insomma patologie, scusate, di questo tipo, e i soggetti disabili. Dunque mancano i vaccini, scarseggiano i vaccini, l'Ulso 8 è costretta a posticipare 3.000 appuntamenti, mentre dopo Pasqua ci si vaccinerà fino a mezzanotte. In questo momento non siamo arrivati a conclusione delle fiale di AstraZeneca e quindi 2.000 appuntamenti previsti per domani e 1.000 per venerdì dovranno essere posticipati. Abbiamo già identificato la data, sarà intorno al 5-6 di aprile. L'effetto carenza vaccini si fa sentire anche nell'USL 8 iberica. Finito l'accantonamento del 20-30% di scorte, dita incrociate per le nuove forniture sia di Pfizer che di AstraZeneca previste nei prossimi
prossimi giorni. Intanto si serrano i ranghi, si risparmia, così si spostano anche le vaccinazioni degli accompagnatori, conviventi aventi diritto, degli ottantenni, per loro nuova modalità di accesso. Da lunedì abbiamo dato degli indirizzi per prenotare la prestazione e metteremo a disposizione personale nostro in sede. 7.000 gli over 80 ancora in attesa della prima dose, mentre nelle case di riposo si è terminato anche il richiamo. Posticipate ai primi di maggio anche le vaccinazioni con AstraZeneca dei circa 5.000 donatori di sangue. Nel frattempo, sabato e lunedì di Pasquetta si continuano le vaccinazioni degli ultra novantenni e centenari. Dopo Pasqua, con i vaccini si spera più regolari, si intensificherà ulteriormente la vaccinazione. Un ampliamento delle sedute in fiera a Vicenza fino a mezzanotte. Quindi potendo garantire e andando a recuperare anche queste giornate di domani, dopodomani, un attimo più fiacche. Rimessa a punto infine la macchina vaccinale dopo le code e i problemi tra domenica e lunedì, montata la tensostruttura attrissima nei prossimi giorni, quella in fiera a Vicenza, creati percorsi per evitare assembramenti. E sono partite oggi le vaccinazioni in ambulatorio da parte dei medici di medicina generale nel distretto est. Vediamo. Salite, vi misurate la temperatura nel termoscanner, igienizzate le mani, trovate già le vostre schede compilate da parte del medico di base, seguite le indicazioni degli infermieri. Arrivano con l'appuntamento in mano, sono gli assistiti dei medici di medicina generale, anziani, classe dal 43 al 47. Nel distretto est dell'USL Ottoberica è partita, come da programma, ogni mercoledì, la vaccinazione da parte dei medici di base, fuori dall'ambulatorio esposto a quello che è diventato il simbolo della vaccinazione. Praticamente tutti si sono presentati, tranne un paio di persone. E quindi mi pare che stiamo andando bene. Il nostro problema era quello del distanziamento e delle tempistiche, per cui siamo partiti con un appuntamento ogni 10 minuti. Adesso vediamo che riusciamo a fare tranquillamente i 5 minuti. 2 minuti, allora ok, va bene, mi mandi giù qualcuno allora. Contento che l'hanno chiamata finalmente a vaccinarsi? Molto, perché perdo poco tempo e me lo fanno in fretta. Sono volontaria ospedaliera, per cui non l'ho fatto prima perché ho avuto il Covid a dicembre e allora ho dovuto attendere. Adesso è arrivato il mio anno. Oltre 170 quelle previste da fare entro le 8 di sera, 2 postazioni vaccinali, una sala d'attesa per accedere alla vaccinazione ed una dove aspettare i 15 minuti dopo, con tanto di timer in dotazione. Tempi calibrati per non avere troppe persone all'interno, oltre 2.000 soggetti da vaccinare in tutto il distretto est. E abbiamo selezionato nel nostro cartella gestionale i pazienti che sono arruolabili al vaccino AstraZeneca. I fragili, molto fragili, vengono segnalati all'USL che li convocherà in fiera. Giovedì si replica con il distretto ovest. E parliamo di vaccinazioni nel distretto ovest. Chiampo mette a disposizione della medicina di gruppo la tensostruttura della Proloco. Anche il comune di Chiampo si organizza per essere in grado di gestire qui a Chiampo le vaccinazioni di medici di base. I medici della nostra UTAP hanno aderito alla campagna vaccinale, anzi siamo stati i primi di fatto ad aderire in tutta la provincia, quindi un merito va dato alla medicina di gruppo di Chiampo e c'è la volontà appunto di fare le vaccinazioni qui in loco. Una volontà che è stata ben accolta dall'amministrazione comunale, che peraltro nella seconda ondata del Covid era stata messa sotto pressione e si è messa così subito a disposizione. Per sopperire ad eventuali carenze di spazi, per evitare eventuali assembramenti, ha fatto montare quello che prima del Covid era la tensostruttura della Proloco, tornata utile per le vaccinazioni delle classi dal 43 al 47 che partiranno giovedì. I cittadini non devono fare nulla, devono attendere la chiamata del loro medico di base e appunto si andrà per ordine sotto questo tendone allestito grazie alla Proloco di Chiampo, che ha montato questo tendone, e grazie oggi ai nostri alpini che l'hanno pulito e hanno lavato la superficie in modo che tutto sia perfetto per poter iniziare giovedì con le vaccinazioni. Cambiamo argomento, presidio dei genitori sotto la prefettura chiedono che la scuola torni in presenza. Scuola presenta subito! Scuola presenta subito!
scuola in presenza subito! Siamo qui sotto la prefettura proprio perché oggi viene emanato il nuovo DCPM e il rappresentante del governo nel territorio è proprio la prefettura, quindi siamo proprio qui a ricordare a Draghi quello che del resto il TAR del Lazio ha detto, cioè che la scuola in DAD non può essere modalità educativa e che non ci sono nessun dato scientifico che giustifichi la chiusura della scuola. La scuola è un ambiente sicuro, i ragazzi sono sempre molto responsabili, dai più piccoli ai più grandi, loro sono stati responsabili nei nostri confronti, ma noi che responsabilità abbiamo nei loro confronti e nei confronti del loro futuro? Il gruppo dei genitori No Dad continuerà a manifestare al mattino sotto la prefettura fino a sabato, una mobilitazione nazionale che a Vicenza aveva esordito due domeniche fa. In Piazza dei Signori era sceso al loro fianco anche il sindaco Francesco Rucco. Esprimo la mia vicinanza a tutti quei genitori, da genitore che ha dei figli in Dad, affinché i ragazzi e i bambini possano tornare in presenza in tutte le fasce di età, fino naturalmente alle scuole superiori, in sicurezza. Questo è l'elemento più importante. Quasi sicuramente riprenderanno fino alle scuole elementari, fino alla prima media, l'auspicio che si possa arrivare anche alle fasce di maggiore età, anche perché Vicenza da questo punto di vista è già ben organizzata rispetto al trasporto pubblico locale, l'auspicio che si possa terminare questo anno scolastico all'interno delle proprie classi con i propri compagni. Treno in trincea, treno sottoterra, la voce del quartiere Anconeta arriva fino in consiglio comunale con una mozione. Che poi alla fine tutto si traduce con un bel sono fatti loro, loro RFI, le Ferrovie dello Stato. Tolgano il treno dal quartiere, il come non lo riguarda, lo dice non solo lui ma anche lui, lui che è lui, Roberto Cattaneo da Anconetta, presidente consigliare di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Vicenza, un titolo lungo come un don spagnolo, ma Cattaneo lunga non la fa. Se RFI vuole eliminare il passaggio a livello, che francamente ad Anconetta ha stancato tutti, ma proprio tutti, tra file, smog e lunghi minuti a sbarre abbassate col quartiere spaccato in due, allora si elimini il passaggio a livello, ma il resto lo dice lui. Sappia che qua dentro non accetteremo nessuna soluzione diversa da questa. Noi siamo decisi a portare a casa il treno sotto Anconetta. Punto e a capo. E doveva essere la conclusione lapidaria di questo servizio, ma poi Roberto Cattaneo dopo il punto è andato a capo e allora continuiamo, sì, perché il meno è detto ma resta il più. Il più è che questo quartiere Anconetta si sorbisce il treno da un secolo e mezzo. Perché questa linea ha 150 anni, tanto che non ce ne dimentichiamo. Ad Anconetta no che non se lo dimenticano. Dopo 150 anni di locomotive che vanno e vengono, ora i treni non li vogliono più vedere né sentire. E per questo Roberto Cattaneo ha preso carta e penna e ha scritto una bella mozione in consiglio comunale. Che il sindaco decida, che la giunta prenda una posizione politica e dica a RFI che il treno va interrato. Anzi, come si dice in gergo, deve andare in trincea. RFI dovrà seguire la nostra proposta politica, perché qua è un territorio nostro, non di RFI. E allora adesso che è tutto chiaro, sì che possiamo chiudere il servizio, ma lasciamo che lo faccia lui, Roberto Cattaneo, che per l'occasione la mette giù dura. Si mandi il treno in trincea, altrimenti proteste a nastro. Incidente a Sovizzo, un'anziana perde il controllo dell'auto che si rovescia. Perde il controllo dell'auto e finisce rovesciata. È accaduto a Sovizzo, in via degli Alpini, in prossimità di un incrocio. Forse una mancata precedenza alla base dell'incidente che ha visto due auto coinvolte. Quella condotta da una 79enne ha avuto la peggio, finendo la sua corsa su un fianco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, messi in sicurezza l'auto, hanno estratto l'anziana rimasta bloccata al posto di guida. I sanitari del SUEM l'hanno stabilizzata e poi trasferita in pronto soccorso. Sul posto, per la viabilità e i rilievi, è intervenuta la polizia locale. Ci spostiamo adesso nel lago di Fimon, perché un tempo fare una gita in barca era una tradizione, un classico che qualcuno intende recuperare. A noi piacerebbe rifare il pontile con le barche, perché insomma è una tradizione quella del giro in barca
nel lago, che si è interrotta negli ultimi decenni proprio per mancanza di strutture e mancanza del servizio. Ci piacerebbe ricostruire questo pontile e fare questa zona servizi per un turismo che sia compatibile con i luoghi, che non sia invasivo, che non sia impattante, ma che permetta alle persone che non vanno al mare, che hanno voglia di prendersi una mezza giornata di sole e di relax, di venire al lago e godersi questo posto per quello che è, con un minimo di servizi. Con l'arrivo della bella stagione, per i vicentini il lago di Fimom diventa meta ambita d'eccellenza per le gite fuori porta. Un afflusso di persone a cui è necessario dare ospitalità ed accoglienza, ma a cui va imposto anche il rispetto di un'area naturalistica rimasta sostanzialmente incontaminata. Incassata l'approvazione dei lavori del tratto Torri Pianezze di piste ciclabili, ecco che a breve sarà pubblicato il nuovo bando per la gestione del bar nella casetta di legno che verrà restaurata. Oltre al nuovo pontile, il sindaco pensa ad attrezzare anche una nuova spiaggetta di una cinquantina di metri. Ci sono tante cose, tante idee, ma sono idee di dettaglio, non di sostanza. Per esempio, ci piacerebbe fare un luogo attrezzato dove la gente possa leggere un libro, prendersi un po' di sole, ma nella zona urbanizzata, nella zona antropizzata, e lasciare tutto il resto del lago così naturale, così com'è. Manco a dirlo, per la realizzazione anche di idee semplici è necessario affrontare un'impegnativa gincana burocratica. Stiamo parlando con la provincia, che ringrazio perché è sempre stata molto disponibile e molto sensibile, però dobbiamo mettere d'accordo regione, provincia, comune, demanio, cioè una pletora di competenze che rende tutto molto difficile. La competenza è della provincia, noi come comune ovviamente ci attiviamo per portare la nostra esperienza, la nostra sensibilità e il nostro amore per questo lago di Fimom, che è il nostro fiore all'occhiello. L'assessore Siotto scrive al ministro Franceschini per dire si riaprano i teatri in sicurezza. Langue il mondo della cultura, dei teatri, mentre scalpitano gli appassionati che alla segreteria del comunale hanno inviato messaggi di speranza esprimendo il loro amore per il teatro. Mi rendo conto ora quanto mi sia mancato e quanto è importante, scrive qualcuno. Per me il teatro è vita, non si può vivere senza teatro, è il messaggio di un altro. E in un'altra mail ancora, lo spettacolo, l'arte, la cultura sono la bellezza e la ricchezza di un popolo. Un'assenza pesante che ha spinto l'assessore alla cultura Simona Siotto a prendere carte e penne a scrivere. Caro ministro, ho scritto una lettera al ministro Franceschini. Gli ho chiesto se sia possibile pensare ad una riapertura dei nostri teatri, un po' sulla scorta di quello che sta provando a fare l'Europa. L'Olanda, la Spagna, la Germania hanno riaperto gli spettacoli dal vivo testando prima gli spettatori con i test antigenici. Osare, sperimentare, guardare oltre il confine a quei paesi che, nonostante la situazione pandemica, hanno voluto ridare voce alla cultura. Abbiamo bisogno di riascoltare un concerto, l'assolo di un cantante o vedere uno spettacolo di danza. Confido in una risposta positiva e, qualora dovesse essere negativa, continuerò a insistere, perché il mondo della cultura deve assolutamente ripartire dal vivo. Diamo ora uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera alle 20 torna Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano, puntata dedicata al mondo degli arbitri, con ospite Gaetano Zenere della sezione arbitri di Bassano del Grappa. Alle 21.15 torna Focus, ospiti del direttore Luigi Baccialli, Erika Baldine, Gianluca Cavione, Mario Fabris, Gio Formaggio, Vivian Moro, Annalisa Nalin e Maurizio Pavan. Per questa sera da Vicenza è tutto, grazie per l'attenzione a tutti voi. Buona serata e arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano al top, ma a Pasqua subentreranno correnti più fresche e instabili e il tempo cambierà sul nostro territorio. Il dettaglio intanto di giovedì 1 aprile. Sul Veneto il mese inizia all'insegna dell'alta pressione, dunque bel tempo e sempre tanto sole un po' su tutte le province della nostra regione. Non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o velato, qualche addensamento ci sarà, ma insomma senza conseguenze. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 5 e 11 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 24 gradi.
Con la grafica andiamo ora a Vicenza, in città ma anche in provincia stessa situazione, dunque del tutto tranquilla. Sarà un giovedì decisamente soleggiato dappertutto, con cielo limpido o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Infine temperature massime sui 23 gradi. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.